bello proprio lo scenario. Già ce l'ha messo a fatto così tardi le notte. E quando vi eravamo? Boh, vediamo bene. Senti. Capisci l'ufficio di quello comitato che si trova da voi? Lei è primo? No, io sono... Allora faccio una fila, se vuoi. Che fila fai con gli stanici? Lo posso dire. Lei non è il primo e vuole passare. Non fa la fila e vuole passare. Non faccia il furbo, non mi faccia perdere la pazienza, per favore. Tu prendi la pazienza, no? Stamattina è la giornata buona. Adesso ti ho mandato qui, per quello che vedo. Ti sono mandato qui, per quello che vedo. Lei è il primo? No, io sono sempre Pasquato. Ma che stai scherzando? È primo? Primo non ci stai più a Luca Pelli. Bene, bene. Allora? Allora dimmi, io sono venuto ecco per vedere se ci sta. Sarebbe il cartello fuori dall'ufficio. L'ufficio è questo. Vabbè, allora sono vinto. Che cosa hai vinto? Questa non è una sala scommessa, qua non devi dire niente. Questo è un ufficio serio. Oh, ma che mi fa dire? Non mi faccia perdere tempo, per favore. Devo chiedere solo una parola. Adesso io no, questo è l'ufficio di collocamento, dove si trova un lavoro. Lo ha letto il cartello o no di fuori? Sì! E allora è questo! Questo è l'ufficio di collocamento! Va bene? Madonna mia! Sì, io la so de Coccavola. Sì. Sì. Ma mi ha dato un po' a tutto, mi ha dato. Senta, mi faccia leggere il giornale un attimo, in pace. Quando ho finito di leggere il giornale. Ah pure? Sì, dimmi. Ma che giornale leggi tu? Che c'è nel giornale? Dimmi che giornale, dopo te lo spiego io che c'entra. Va, va, è il messaggero, per me. No, ne prendo, tu vai il mattino per le Terizzi. E lui tempo verso le 11. Tu resto nel carrino, dopo mezzo io non posso entrare niente da fare. Tutta la giornata tu. A te puoi anche spassare. Senta, non mi faccia piacere. La smetta delle stupidaggini, per favore. Questo è un ufficio serio, va bene? Serve per aiutare il popolo. Si ha voglia di dire barzellette, vale in piazza. Mamma mia, le barzellette, io ti stavo dicendo solo che se ne è visto l'ufficio di collocamento che si trova da lavorare. Io c'ho voglia da lavorare, c'ho bisogno. Beh, beh, allora, mi dica, signore. Dove sta? Chi? Lo signore. Signore, ho detto a lei. Ah? Mi hai detto, signore, ma mi hai visto? Ma se è un signore, vieni a cercare te, ma come la pensi tu? Senta, va bene. Dal momento che è qui, mi dica che desidera, su. Che desidera un lavoro? E cosa fa di quello? Faccio un po' tutto io, sì. Te la so detto. La so di bocca buona. A me dato a tutto, me dato. Io lo penso mia, si dice che io, Pasqua, la saccio fare pure i gilliti. I gilliti? Io lo penso mia, si dice. Praticamente allora lei sarebbe un autodidatta dell'ornitologia. Ma che tirata, io la macchina non ce l'ho saputa mai, ma sono 12, poi qui ci diamo pure la farmacia, via le medicine quando mi si Ma che sta farfugliando, macchina, trattore, farmacia?
autodidatta è colui che impara da solo. E ornitologia non è altro che lo studio e la cura degli uccelli. Va bene? Ho capito, sono sbagliato pure, ecco, capito? Avevo contorto, lo secondo compagnato di Gennicio. No, non la lavoro. Ma come veniva? Senta, non perdiamo altro tempo. Questo è l'ufficio che lei cerca, va bene? Qui trova qualsiasi lavoro che lei ritiene più adatto alle sue capacità. Allora, facciamo subito una cosa, almeno ci liberiamo in fretta. Mi riempia tutto questo mondo, per favore, eh? Me lo firma e lo restituisce, così facciamo partire la pratica. Mi sono scordato, mi sono scordato. Lo sa, un po' l'età, e un po' lo fuori di casa, tante cose non le capisco. Capito. Vedi un po' se puoi rimedia tutto. Vabbè, vabbè. Allora facciamo una cosa. Io le faccio le domande e lei mi risponde. Sì, sì, così facciamo, sì. Oh, è meno male. Allora, intanto mi dia i suoi dati. Che te ne ha i dati? E mi capito che ce la portava per questi dati. E pure ce l'hai aiutati in la casa, ti hanno le cassette, i dati, le pite, i cai, aiutati. Ma che stai farfugliando dati? Non dico i dati delle viti, i dati anagrafici. Ovvero il suo nome e cognome. Allora Giuseppe, io come mi chiamo? Mi chiamo Padre Nostro Pasquale. Padre Nostro con la T di Torino o con la D di Domolo? Ma scrivo come te pare, Ave Maria, piede di grazia, non ti scrivo. No, dobbiamo scrivere bene. Allora, la T di Torino o la D di Domolo? Ma chi ci sta di mai sul suo paese? Come sta di uno là o sulla parte? Io sono capace di casa. Vabbè. Padre. Oh, nato? Sì, sono nato. Le ho detto nato. Mi vedi, che pure sono grande e grosso. Mi vedi, io sono nato, che sono vinto cidi. Ma insomma, parliamo un'altra lingua o parliamo la stessa lingua? Voglio sapere il giorno che è nato, la data di nascita. Io sono nato lo primo d'aprile. Si dice addirittura che era Lupescio, capito? E tant'è vero che mamma e babbo erano marzottati, mi pareva che era Lupescio. No, scendiamo in particolari che non ci interessa per la domanda. Dunque, è nato quando mi diceva? Il primo d'aprile. Il primo di aprile? Sì. Anno? 1941. Di giorno? Giorno non primo d'aprile. Ah. 1941. Perfetto, ho capito. Va bene. Telefono. Sì, telefono. Non mi scaldo, non fa consenso. Telefono. Ci riesci tu telefono? Oggi fa. Io volevo sapere il suo numero di telefono. Ah, Lumia, scrivi. 0734. Che prefisso mi ha dato? Ah, perché tu non girai lo prefisso io a casa? Lumia è così, che se lo fai questo, perché ti risponde il telefono. Io non lo so, ho avuto se la scompagna. Lei è nato ristretto, quindi quando torna a casa, giustamente. Non lo so, Lumia va è bene, così. Va bene. Comunque, un recapito. Che si è detto che mi si chiamano? Il suo recapito. Oh, ma perché mi si chiamano? Io voglio sapere dove abita, già l'avrà pure una casa. Ah, dove non stavo di casa, allora ci capisce. Ecco, ci capisce. A me che stavo dormendo la stazione. No. A stavo con Eggia, stavo. Fate bene, te papia, date questo la testa. Andiamo 80 anni con questa. Ma che si importa dei 80 anni? Dica una cosa, Sarecchia, ce l'ha un telefono? Sì, mi prego che dici un'altra cosa, ce l'ha un telefono. Senta, la smetta di fare la spiritosa perché non se ne può più. Già ho la testa che mi sfoglia. Sia caldo. Allora, ta signora ce l'ha il telefono. Sì, ce l'ha. Ecco quelli con i mutti. Ah. Invece lui viene diverso, lui viene quelli con le luci. Che fai? Trippiti. Pronto. E ti rispondi. Faccio le cugine muore. Qui è fatto, qui è fatto. A posto, va bene. Allora, parabonzi, sesso?
Il sesso? Ma non è che me l'avendo dato, che tutti gli uomini, però tutte le volte che problema, perché si ammolletà con i pensieri. Però ci starei, non date che faccio i scettini. Lei mi deve togliere una curiosità, ma lei c'è nato così o c'è diventato dopo? Sa perché la natura a volte li fa dei scherzi, capisci? Ma mi ci chiesto il numero di telefono? Appunto. E te l'ha sottato? Ma che cosa vuole quello di Pugliate una Santa Maria? Ma sì, anche le Nina, la Pinta, Cristoforo Colombo, no. No, se non è tempo del nonno, tu, a se è fondata la nave per le morti tutte e morti. Morti tutte, meno male, era parenti tua. Allora, bene, questo numero di telefono praticamente mi servirebbe nel caso in cui la domanda sua venga accettata. L'abbiamo letto. No. Sì. Adesso ti rimango con un po' di tempo. No, ho scritto. Manca un'ultima affermazione. Dimmi. Allora, lo del telefono. Ma mi ci domandato sesso a me? Ma che non mi vede, bravo? Stava a dire che tutti i giorni, ma sei tre volte a settimana. No, ma che ci credi? Ma che non vede? Ma che fai? Ma che non vede? Sta di sesso. Vabbè, ti metto una procedura, ma no, non se ne può più con te, guarda, non se ne può più. Ma chi me l'ha mandato questo stampino? Oh signore, allora questo è il numero di telefono, nel caso in cui questa domanda vada al buon fine, che lei possa avere la possibilità di avere un lavoro, io la posso chiamare. Ha capito adesso? Ma sì, è la signora che ti risponde, quella è sorda, non ti sente, tutta la settimana che chiami, mica ti risponde di giù. La signora è sorda? Non sente, ma lei sente. Sì, beh, io ci credo. Ecco. Sento bene. Quindi però c'è una cosa e non ci capisce più. Che c'è? E io manco posso stare tutto il giorno dentro casa per stare telefonata a te. Attenta, fare aiuto, no? Ma c'è un cucino, sentimi. A me vuole chiamare a me? Dalle 11 alle 3. Fanno mai. Se mi disturbi non me ne frega cosa, ti capito? Però dopo no, io sono abituato a farmi una pennichella, non vorrei essere discorpare. Questo è troppo. No, so facciamo così, qualche altra cosa. Se lì è qualcuno della luna. A venire a casa a portarlo, ti offro quello da te. Io? Caro signor Pasquale, io adesso vado a prendermi una bella tazza di camomilla perché ho la testa che mi scoppia. Lei mi deve fare un favore. Per quando ritorno, fra 5 minuti esatti, lei non si deve far trovare qui. Si deve volatilizzare. Non voglio più vedere la sua faccia in questo ufficio. Mi ha capito? Ma vada al diavolo! Ma che madonna! Uno viene in paese per troppo come lavoro, chi trova? Tagliando cuci agitata. Visto in paese non ci voglio mai da far cosa. Ma come lo manda lo sesso per fatica? E non me ne è un problema. Lo sa che ve dico? Che la fatica è dura per tutti, le dura.